Sembrano esserci così tante nuove informazioni. Come il maestro vede il fatto che ci siano così tante persone oggi che introducono nuovi processi, nuove informazioni, nuove tecniche di guarigione e nuove canalizzazioni? Come può uno dire se queste sono giuste o no? E se fossero solo mode passeggere, o peggio, se fossero mosse di marketing che cavalcano le nuove mode, e se fossero delle frodi? Sembra tutto così confuso. Il maestro si tiene in disparte e sa una cosa. Vedete, il maestro conosce un principio: la verità tende al suo livello più alto. C'è un'altra cosa in arrivo sul pianeta. È un'energia di co-creazione che fornisce un miglioramento del principio. Le cose che non sono appropriate o pertinenti o vere non saranno più sostenute dalla nuova energia. Alla fine cadranno a terra insieme a tutta l'altra spazzatura e saranno spazzate via. La verità tende al suo livello più alto e questa percezione sta maggiormente prevalendo. Non occorrono più 100 anni perché un sistema falso o inappropriato sia portato alla luce. Ora basteranno meno di 10 anni, qualcosa anche più rapido. Tutte quelle cose che sono carenti di integrità non possono stare nella luce della nuova energia. E non solo, ma il maestro comprende che è stata data una nuova visuale anche a coloro che non definiscono se stessi maestri. Saranno in grado di sentire se una cosa suona vera o no. Guardatevi dai sistemi che vi chiedono di unirvi a loro e di essere e di fare. Piuttosto cercate le nuove idee che hanno poca o nulla organizzazione intorno. Queste sono quelle che saranno della nuova energia. Faranno fronte alla crescita individuale entro un non sistema che ha in qualche modo tutte le caratteristiche di un'organizzazione senza mura o regole o iscrizione.